Ciao ragazzi e bentornati con Demon. E E col Messia. siamo qui oggi a provare Fallout di nuovo con il nostro terzo episodio in cui finalmente esploreremo l'esterno e inizieremo a vedere qualcosa di più succoso perché abbiamo deciso che facciamo tutta la storia, appunto lo ripetiamo un po' per tutti. E mi raccomando ragazzi, mettete un mi piace, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ricordatevi Commentate. anche... Commentate anche. Eh beh, chiaramente commentare un commentino ci sta. E un'altra cosa che volevo dire, ricordate che abbiamo anche una community, piano piano inizieremo a parlarne più in maniera approfondita, è un progetto ancora embrionale, stiamo andando già molto bene, vero Demon? Eh sì, che si chiama Eccoci, esatto, SGI, ragazzi. SGI che sta per Survival Game Italia, a breve avremo anche un sito internet tutto nostro. E in questa community tendiamo a far venire tutti i nostri amici di YouTube, ma non solo, tutta la gente che gioca con noi, sono tanti. Se andate a vedere c'è anche un gruppo su Steam, lo trovate sempre nei contatti qui sotto, per cui ragazzi, bando alle ciance, buona visione, siamo pronti a far partire il video. 3, 2, 1, vai! Now turn up. Fallout 4. Ed ecco che si aprono i portelloni del nostro vault, ragazzi, occhio. La luce. Quanti anni sono passate? Oh, non vedo un cazzo. Ho paura di rovinare la storia, se lo dico. Comunque, qualcosa più intorno ai 200 anni, ecco, diciamo così. Qui ci sarà una cosa interessante da scoprire più avanti su quanti anni sono passati veramente, perché lo vedremo, insomma, è inutile che vi rovino la partita. Qui mi vedete molto disorientato, sono all'esterno, mi sto guardando un po'. Ragazzi, è un mondo aperto, quindi adesso io posso tornare dove voglio. In realtà cercherò un po' di seguire la storia, potrei scendere di qui e andare chissà dove, potrei andare indietro oppure girare a sinistra. E invece... Invece dove andrai, vediamo. Certo, da notare la grafica, ragazzi. Ho una Cioè. voglia di andare di lì. Invece sono andato di qua. No, sono sceso di qua semplicemente perché all'inizio della partita, se vi ricordate, si saliva per la montagnola per raggiungere il vault. Come vedete, ormai l'ambiente è quello di una civiltà Come al che solito, è devastata, che non prendi esiste. tutto tu, Sì, d'accordo. io qua in questo gioco si prende tutto, eh. Si prende tutto perché serve tutto. E vedrete anche perché. Comunque non si calpestano gli scheletri, eh? Ah sì, si Guarda, muovono. ancora Ragazzi, fateci sapere se vi interessa che facciamo un tutorial di questo gioco su tutto. Se vi interessano le mod, come si fanno, scrivetelo nei commenti, magari lo facciamo. E via di corsa. Altra novità rispetto alla vecchia versione è che si può correre, accelerare, come nei giochi FPS. guarda che tutti gli ingranaggi. E questo è Codsworth, no? Il robot che c'era all'inizio. Sword, Com'è messo? Cos'è successo al mondo? Al mondo, signore? Il mondo, Tutti i signore. nostri gerani che sono ancora l'invidia di Sanctuary Hills In generale sono a credo che qui posto. sia stata davvero una noia. Ma le cose torneranno ad essere molto più interessanti con lei e la signora. A proposito, dov'è la sua dolce metà? L'hanno uccisa. L'hanno ammazzato. Signore, questa cosa che mi dice, queste Ok. terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Ragazzi, non Una tagliamo, vogliamo farvi distrazione seguire un per po' la storia, per rottamarsi. cui... No, è da anni che non facciamo una bella Scusateci, ma io attività di penso che vi famiglia. possa essere interessante vedere un po' tutto. Codsworth, ascoltami attentamente. Perdo. L'hai visto? Hai visto Sean? Secondo me, cioè... Era con la signora, ricorda? Io che non ho il gioco. Forse è andata a fare il hacker per far giocare i Ce bambini. l'ho. Sono certo che tornerà presto. Sean è stato rapito. C'ha un po' di sfiga Lo questo, gli ha troverò. rapito la moglie, ha rapito la Riavrò moglie, ha rapito indietro il mio figlio. figlio. Vabbè, ma non t'hanno Beccami stuprato, quando potete pensassi. saperlo. Soffre di Se lo pigliavi in paranoia da culo. fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. Devo dire la verità, in questo momento voglio spaccare i 200 robot. Che anni? cazzo dice questo? 200 anni, madonna. Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Addirittura. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Ah, boh, giusto un po' di Forse fame. sono arrivato a me uno specchio. Deve essere terribilmente affamato.
Cosa? Del cibo. Sono stanno svalvolare, sì. Mi serve un minuto per pensare. In tal Sì, caso torno addirittura, cioè, non subito. mangi Sì. da 200 anni, vuoi anche pure pensare, cioè. Sì, Mangia. sono... Ma... Non sapevo. Ero boxer e mangi... La, 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 la. Fai fuori di testa. Ecco, ognuna di queste cose che vedete, queste case, sono tutte esplorabili, sono qui da mangiare. Comunque, voglio fare notare una cosa che lo guardo dal primo episodio. Quella cosa gialla con la pallina rossa sembra anche qualcos'altro, però, Sì, in effetti è vero. Subito i Cioè... comunisti sotto, sotto. cercano un problema. Sì, quello era per la moglie. Ah... Sì, perché sai, Codsworth ogni tanto cambia il andava lì. bambino con Zighi, zighi, la zighi, zighi. motosega, la moglie con quello. con il quello lì. Utile, dai. Come mi canta. Ecco, queste case sono tutte esplorabili, ma esplorabili tutto quello che vedete, vi ripeto, è un mondo aperto, questo è bello di questo gioco. Ovunque andate c'è qualcosa da fare. Codsworth sta incenerendo delle mosche giganti. Figata, E sono cattive queste, sono bastarde. lui ammazza tu raccogli, bene. Ecco, guardate che carino il sistema di apertura. Praticamente questa è una cosa veramente figa del gioco. Quando dovete aprire il cassaforte, sempre se avete il livello di abilità sufficiente. Vedete? Con il tasto destro si muove la forcina, con l'A e la D si ruota a destra e a sinistra la serratura. Figata. Nuca core di Buona, eccate. Ore, va. delle api No, sono mosche giganti sempre queste, sono bastarde. Sì, perché ci sono un sacco, ecco, guarda. La Codsworth di incinerita. Eccola. Molto realistica, quando ti vengono vicino fa un schifo. Ehi, Codsworth. Un po' ricoglionito Codsworth. Non sono qui. Eh sì, ma da Grazie per 200 l'aiuto, anni, Codsworth. Non può arrendersi, signore. Che mi dice della città? Concord è qui vicino e... Beh, lì la gente mi ha sparato addosso poche volte. C'è ancora qualcuno a Concord? Solo Sì, qualche anche volta, se la sono lungo, ma domenica. lessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. Bravo, bravo, resta qui a difendere il fronte interno, Codsworth, che io vado a esplorare il mondo esterno. Ecco, qui vedete, siamo sempre nei paraggi di questo circondario che si chiama Sanctuary. Qui a Sanctuary, dopo ragazzi, si costruirà un villaggio, cioè praticamente quella roba che vedete può essere tutta rimossa e riorganizzata, sia per quanto riguarda interni ed esterni. Il gioco funziona. Eccolo il cane. Qui troviamo il cane. Altra cosa molto carina di questo. C'era anche Ehi, nell'episodio bello! precedente Che ci fai di qua fuori tutto Fallout da 3. solo? Hai È perso il tuo fatto padrone, cane. benissimo. Guardatelo che ben fatto Ok, che allora, vieni è. qui. Guardalo. Cici. No, Ma una vedere, ma bella sai che è animazione. utile che vedrai dopo avanti. Lui attacca le persone, gli puoi dire di esplorare, gli puoi anche chiedere di portarti oggetti, te li porta. Tipo, trovami qualcosa di importante. Lui te lo prende in bocca, viene lì e te lo dà. È una figata. Ah, questi che vedete, siccome sono i ratti talpa. Schifo fanno, Si fanno schifo veramente, ma soprattutto vengono, vedi quei buchi che sono a destra, sì, vengono fuori da questi buchi, poi si tuffano dentro, ti vengono fuori da sotto i piedi, perché sono bastardi. bastardi. Sì. Ratti talpa, sempre una delle bestie mutanti. Ah, queste sono le zanzare, anche queste sono bastarde parecchio. Ecco, qui li ho ammazzate abbastanza facilmente. In realtà queste qui, se ti vengono vicino, ti piantano praticamente la proboscide nel collo e ti succhiano il sangue e fa uno schifo. No, lo devi fare vedere. Lo faremo Io... vedere, volenti o nolenti. Guarda il cane. Guardate ragazzi che cazzo di cecchino che sono, sempre lì a denudare tutto, però... Bastardo. questa cosa mi Questa è la piace. modalità SPAV, vi permette praticamente di prendere la mira a una velocità molto rallentata. Ecco, in questo momento non sono riuscito a beccarlo perché era dietro. Il cane lo attacca, grande, rapid type che arrivano.
ben fatte le animazioni. Fanno proprio schifo. Eccolo, eccolo, vedi. Ehi, quassù, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore. Arrivo. Qui sono andato dentro, questo che si chiama Preston. È il primo personaggio che si incontra, non un po' in giro. Ma si incontra perché... Occhio qui, Aia. Sto male. Sono gli steampack. Ecco, ecco la modalità spawning. Tre colpi. È bastato uno. Non era molto carina, ma a volte sono... Vengono delle sequenze molto carine con questa modalità spawning. Questa è... Eccolo! Headshot! Guarda qua, crivellato di colpi. Aia. Oh, questo è un fucile serio, infatti adesso mi pare qui che faccio una bella kill. Dare il buco qui. Oh. Mi ha fatto saltare la testa, Dio. Sì, sì, questo fucile fa malissimo. Sì, ma anche le animazioni, i pezzi che saltano. Guarda, sì, testa, è cioè. Fatto veramente molto bene, ne dico. So che tu sia, un per sicurezza che Preston non è vero. Minuteman del Commonwealth. Felice di aiutare. Ciao. Bello, se questo è vero, ci farebbe comodo un po' di buona volontà. Come puoi vedere, siamo in un bel casino qui. Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa, di un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Io... Adesso vi ammazzo tutti e non resta nessuno. Marcy e June. E quella sul divano è Mama Murphy. E questo è Sturges. Sì, ma Murphy è simpaticissima perché è praticamente una sottospecie di tossica che ha le visioni solo se gli porti la droga. Ti credo. A seconda di come rispondi a quelle domande in basso, in alto, a sinistra, a destra, cambia la reputazione che ti fai con il personaggio con cui stai parlando e anche di quelli che sono intorno. Per esempio, se fai il cattivo, sei simpatico ai cattivi. Beh. Sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Sì, dipende. Tecnologia militare. Mi piace. Dipende che giornata voto sul lavoro. Cioè. Sì, lo immaginavo. Protezione più un piccolo bonus. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Bene. Mitragliatore a canne rotanti. Ora sì che si vero? C'è solo un questo problema. Me piace. Senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Ah, può essere boh. Riattivata. Ma su questo punto siamo un po' bloccati. Te pareva. Quindi, guarda il cane dietro che ti guarda. Ciò che ti serve è un vecchio NDF fuori. Prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Non può essere così difficile. Credo che sia per me. Wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, coglioni nella quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. E vai. E vedi questo qua, faccio vedere il cane. Ah, che simpatico, eh. Bella, fici. Giri. Come ti fa? Bello. Come ti va? Bello, eh? Tutto bene? L'ho lasciato lì, sai. Ma qui cerco di raggiungere questo terminale dove troverò la batteria. Che poi dopo ne trovate in giro tante di queste batterie, cioè tante, non proprio tante. Vado.
Il jet. Quello è droga. Va bene, dai. Passa dal retro e sali. Mettiamo un like. Bene, ragazzi, quindi siamo addirittura d'arrivo. E come ha detto Damon, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Certamente. Ciao.